Good morning a tutti voi e buona giornata. Oggi è la festa di San Tommaso, uno dei dodici. Siamo al capitolo 20 di Giovanni, al versetto 24. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, non metto il mio dito nel segno dei chiodi, non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito, guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché hai veduto, hai creduto. Beati coloro che non hanno visto e hanno creduto. La festa di San Tommaso, o meglio, la figura di San Tommaso è una bella figura. Giovanni ci ricorda che è detto Didimo, che significa gemello, no? E quindi vuole dirci questo: Tommaso è nostro gemello. È nostro gemello perché vuole vederci chiaro, perché la sua fede è in ricerca, perché la sua fede non è credulona. Gli altri gli dicono: è vivo, ma lui ha visto quello che è accaduto, ha visto che Gesù è morto. E chi crederebbe a uno che è vivo quando l'ha visto morire, quando sa che è stato sepolto, quando sa che è stato crocifisso, quando sa che è stato rinnegato, tradito, tutti sono andati via? Insomma, è stato un dramma vedere quello. Adesso non mi venite a contare che lui è vivo, no? Cioè, Tommaso vuole vedere che quello che loro sostengono aver riconosciuto sia proprio Gesù, sia proprio il crocifisso. Per questo vuole mettere il dito in quello scandalo della croce, nello scandalo dell'amore. Perché questa è la grandezza del cristianesimo, che quella morte non sia un fallimento ma una vittoria. E Gesù viene proprio incontro a queste domande di Tommaso. Venne Gesù, stette in mezzo a loro, perché Gesù sta in mezzo ai nostri interrogativi, ai nostri dubbi, alle nostre incertezze. Credo di aver già citato quell'espressione di Smith in un bel romanzo, Il Vangelo secondo Pilato, in cui si dice la fede, più o meno, ecco, la fede e i dubbi e le incertezze sono la stessa cosa, solo l'indifferenza è atea. E certamente Tommaso non è indifferente a quello che è accaduto, ma cerca di scavare. Per questo è nostro gemello. Speriamo sia nostro gemello, che non ci accontentiamo di una fede data o raccontata semplicemente da altri, ma vogliamo vedere con i nostri occhi, vogliamo incontrare Cristo, vogliamo riconoscerlo nella nostra vita. Fermiamoci qua, E le cose belle della giornata di ieri, come vedete, sono, anche se in notturna ad Argentera, abbiamo iniziato il primo campo, quello dei più piccolini, la seconda e terza elementare, con tanta gioia, con tanto stupore, no? Perché per molti è la prima esperienza lontano da casa e quindi è tutto veramente una scoperta. Una cosa bella è, mi sembra, come abbiamo iniziato, quindi come i bambini si sono stupiti dell'ambiente, del bosco. Siamo stati in un bellissimo prato dove ci sono dei grandi alberi, le montagne, le nubi, il cielo, insomma. È un grande regalo quello di poter vivere a contatto con la natura per una settimana, no? Perché siamo abituati a giocare, a stare sostanzialmente in contesto urbano, quindi in mezzo ai palazzi, alle strade, a tanto cemento, ecco. E quindi essere qui e poter correre, poter giocare, poter vedere il fiume, poter andare nel fiume, poter scivolare nell'erba, eccetera, è una grande cosa. Sembrano cose banali, ma per un bimbetto sono una grande scoperta. E in realtà ce lo dicono a noi che la natura, il creato, è sempre una grande scoperta e ci regala sempre qualcosa di grande. Allez, buona giornata a tutti voi.